Come creare una presentazione peggio che c'ha a partire dalle Google Slides. Visto che me l'avete chiesto in diversi, ora andiamo a vedere come si può realizzare questa cosa in pochi semplici passi. Step numero 1, avere le vostre slide pronte. Quindi su Google Slide ecco la vostra presentazione, andiamo a vedere come le trasformiamo in delle slide che avanzino automaticamente ogni 20 secondi. Cliccate su File. Da File viene giù il menu a tendina e vedete c'è l'opzione Share, condividi. Da condividi andate su Publish to Web, pubblica sul web, e se cliccate qui vedrete che comparirà, intanto qui c'è un link e questo link dice creo delle slide che avanzano automaticamente ogni 3 secondi, però a noi ci interessa 20, vado a vedere le varie opzioni, 20 secondi non c'è, poco male, seleziono 10 secondi. Seleziono il link, per esempio cliccandoci sopra, a questo punto posso fare CTRL-C come mi dice lui, oppure tasto destro, copy. A questo punto io vado a copiare il mio link e come vedete mi dice delay 1000 secondi, ms sta per 1000 secondi uguale a 10.000. 10.000 millisecondi sono 10 secondi, cosa significa? Seguendo questo link vado a fare delle slide che potranno avanzare automaticamente ogni 10 secondi, ma noi vogliamo che siano 20, quindi manualmente andiamo a modificare questo link sostituendo un 2 all'1. A questo punto premo invio e ho di nuovo le mie slide pronte a essere presentate, ma come faccio a farle partire a questo punto? Devo andare nell'angolo in basso a sinistra dove ci sono i controlli manuali. Se clicco sulle frecce le slide cambiano manualmente, cioè come decido io, ma io voglio che lo facciano automatico. Allora clicco sui tre puntini e viene fuori nuovo un menu a tendina. Vedete, una delle opzioni è autoplay, quindi vado su autoplay e lascio stare queste altre opzioni, ma clicco direttamente su play. Attenzione, fatelo nel momento che siete pronti a presentare. Allora clicchiamo insieme su play e contiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19 e 20. Eccoci qua. Quindi avete visto che ha funzionato e in realtà se continuate a contare vedrete che nei prossimi 20 secondi queste slide avanzeranno di nuovo automaticamente. Quindi questo è il modo semplice e veloce per far sì che da una presentazione Google Slide potete realizzare una presentazione in formato peccia cuccia. Come vedete, intanto le slide stanno andate avanti. E questo è tutto. A questo punto ci vediamo in classe.